Ciao a tutti ragazzi, questa è la prima parte di un video, saranno due video in totale, di una live che abbiamo fatto tutti insieme su Twitch, nella quale abbiamo provato a vincere la Champions League con la Juventus. Spoiler, ci siamo riusciti, purtroppo non vedrete la vittoria in questa parte, avrete le prime due stagioni di questa carriera che abbiamo simulato, una durata di quasi 9 ore nella totalità della diretta. Provo a riassumervi le prime due stagioni in meno di mezz'ora. E quindi eccoci qua, vi invito a lasciare tantissimi mi piace e tantissimi commenti se state aspettando la parte 2 dove la Juve effettivamente andrà a vincere la terza Champions League della sua storia. Ringrazio ovviamente Rudy Tar che ha editato questo video, vi lascio il link del suo canale qui sotto in descrizione e vi ricordo che il prossimo episodio uscirà molto presto, dipenderà da voi, fatemi sentire tantissimo supporto. Oggi facciamo una follia, una carriera allenatore con la Juventus, in cui dovremo cercare di vincere la Champions League. L'idea è simulare tutte le partite, ovviamente facendo il calciomercato, per vedere in quante stagioni e con quale mercato la Juventus riuscirà ad alzare finalmente la terza Champions League della sua storia. Allo stesso tempo, se dovessimo vincere la Champions League al primo tentativo, proveremo con altri due a fare anche il triplete. Quindi proviamo a capire la Juventus fino a quanto deve ancora aspettare e cosa deve fare, chi deve comprare, quanto deve spendere per riuscire a vincere la Champions League. Almeno su FIFA dobbiamo riuscirci. È il mio momento, ragazzi, sono un po' emozionato perché finalmente sapere che sto per alzare la Champions League con la Juventus mi sta procurando un certo tipo di emozione. Cerchiamo di fare gli acquisti che ci servono, gli acquisti che vogliamo fare esattamente nella realtà. Io proverei addirittura gli acquisti che avevo scritto sulla lavagna, per cui avevo fatto anche un reel, uno short: Koulibaly, Molina, Udogi, Pogba, Milinkovic Savic, Di Maria, Kostic, Muriel e Raspadori. Una roba di questo tipo qua. Prima cosa da fare è riscattare Federico Chiesa. 60 milioni di euro? 65 milioni di euro? Una roba del genere? Ok, sono soddisfatti. Perfetto. 65 milioni di euro. Direi di richiamare Kulusevski dal prestito. Così lo possiamo vendere, possiamo metterlo sul mercato. Possiamo richiamare Piazza, poi possiamo richiamare Mandragora, sì. Possiamo richiamare Ramsey per venderlo. Rovella, lo possiamo richiamare dal prestito. Dybala mi avete detto prima di rinnovarlo, giusto? Trattativa contratto, contratto di scadenza tra 12 mesi. Cosa che non è successa effettivamente nella Juventus, è per questo che ora sta trattando con l'Inter. Stipendio attuale, beh, ovviamente sei cruciale Paolo, ti stiamo per vendere, ma sei cruciale, assolutamente, perfetto, sì, 3 anni, non c'è nessun problema. Questo è successo davvero nella vita vera, poi non si sono trovati, ignora clausola rescissoria, niente, non lo vogliamo. Lo stipendio, ti rioffro la stessa identica cosa, quindi 155.000. Ecco, questa cosa effettivamente nella vita reale non è successa. Questa stretta di mano non c'è stata. Organ, tu non sei fatto così. Questo non è mai accaduto. Questo non è mai successo nella vita reale. No, non è mai successo. Lo premo io, lo premete voi. Lo premo io, lo premete voi questo tasto. Ah, sul mercato. Che bello, che bello. Rugani, giunge lista trasferimenti. Sapete che Demiral si può provare a tenere? Io lo metto sulla lista trasferimenti, però si può provare a tenere. Rabiot, lista trasferimenti. Mandragora, lo mettiamo sulla lista trasferimenti. E direi che abbiamo fatto. Ora, dobbiamo cercare di capire chi sono i giocatori che vogliamo prendere. Allora possiamo intanto parlare con Di Maria, che forse Di Maria costa un po' di meno. Oh mio Dio! Vogliono Rabiot e 5 milioni per Di Maria. Rabiot e 1 euro per Di Maria. Attenzione, attenzione. Hanno già calato. Ti ho detto che ti do 1 euro. Facciamo una cosa, dai. Sono un signore, quindi raddoppio l'offerta. Rabiot e 2 euro. Rabiot e 2. Siamo disposti a pagare altri 2 euro. Sì! Abbiamo rinnovato Dybala, riscattato Chiesa, preso Di Maria, venduto Rabiot. Non ci voleva così tanto. Ok, è il momento di comprare Raspadori. Attenzione un attimo. Il Sassuolo vuole Chiellini. Chiellini e 5 milioni per Raspadori.
robe particolari e strane. Ok, abbiamo già fatto due acquisti, eh? Oddio, un'offerta per Ramsey. Io non, guarda, l'accetto, non tratto neanche, fatto. Ramsey al Watford, oddio, 11 milioni e 6, fatto. Rugani è 12 milioni all'Ajax. Ragazzi, sapete che vi dico, io accetto pure questa, senza pensarci su due volte. Va bene, facciamo una cosa. Io anche qui non tocco niente, ragazzi, eh. Non vorrei mai rischiare che mi dicano di no. Accetto l'offerta, in silenzio, trattate, fate voi, ora possiamo comprare Pogba. Offerta per il cartellino, 60 milioni di euro. Forse anche meno possiamo offrire, dato che è in scadenza. Facciamo 50. Va bene. Ok, ti darò 1.600.000 euro in più. E il Manchester ha accettato per Pogba. Ah, cazzo, Costi ci è andato all'Inter. Porca di una puttana. Oh, questa è un'offerta, Atletico Madrid. Possiamo parlarne, assolutamente. Possiamo arrivare quasi a 50. Tratta, questa è un'offerta. 43. 43 e mezzo, dai, 43 e mezzo te lo do. Oh, questo l'abbiamo fatto. Accettata per Koulibaly e inaccettabile per Milinkovic. Ok, attenzione, perché Koulibaly sta trattando con la Juventus. Il Napoli ha accettato 50 milioni più il 5% della futura rivendita. Koulibaly sta trattando con la dirigenza della Juventus. Cruciale, assolutamente sì. Koulibaly è ufficialmente un calciatore della Juventus, signori. De Ligt, Demiral, Bonucci e Koulibaly. Fatto. Supercoppa con l'Inter, ragazzi. Vediamo se riusciamo a portare a casa almeno un trofeo. Ovviamente nella Supercoppa Dybala non gioca. Simulazione veloce. Il rigore di McKenny ci regala la Supercoppa contro l'Inter. Di Maria ha sbagliato il rigore. Nei minuti regolamentari ancora una volta Chiesa che ci trascina dopo un rigore sbagliato da Calhanoglu al secondo minuto e Lautaro che aveva segnato gol al primo. Madonna, che partita! Che partita! La vinciamo i rigori. Primo trofeo portato a casa. Primo trofeo ufficiale dopo il trofeo Berlusconi portato a casa. De Sciglio venduto. Dato al City De Sciglio, incredibile. Mandragora 10 milioni al West Ham. Oh, bravo West Ham. Accetta l'offerta, che di Mandragora non ce ne facciamo niente. Proviamo sto Vindal, dai. Offerta per il cartellino. No. No. Ecco cosa sta per succedere. Bernardeschi è 5 milioni. Ok, Bernardeschi, me ne vogliamo 25. Che com'è? Ti prego, dai, Bernardeschi 20 me lo accetti. Bernardeschi è 20 milioni. Bernardeschi è 20 milioni. Giochiamo la prima con la Samp. Prima di campionato 2-2. Giovinco Quagliarella, i gol degli ex. Bernardo già più probabile. 22 ci sto. Attenzione. A Bernardo Silva. Dybala per Bernardo Silva. Possiamo simulare con l'Empoli. Simulazione veloce. Abbiamo perso, ragazzi, ma... direi di simulare fino al 31 di dicembre e poi vediamo come va. Tra l'altro in questo momento in campionato siamo messi veramente male, siamo 14esimi. Chiudiamo l'anno con una sconfitta contro l'Inter. In campionato siamo terzi, siamo abbastanza lontani dal Milan. Ottavi di finale sono Juve-Liverpool. Dopo aver vinto il girone con 18 punti, un pochino mi sta sulle palle, mi sa che o buttiamo fuori il Liverpool subito o abbiamo già perso. Ci presentiamo alla partita di andata contro il Liverpool. Liverpool-Juventus, partita di andata, ottavi di finale di Champions League. Giochiamo ad Anfield, i giocatori migliori per il Liverpool e siamo subito sotto. Dopo 4 minuti gol di Momo Salah. Locatelli non riesce a recuperare questo pallone. Salah! Tec! In calcio d'angolo ci salva. No! Il 2-0 di Sadio Mané.
Serve un gol fuori casa, ragazzi. Vale tantissimo un gol fuori casa. Chiesa la mette per Vlahovic. Gol del 2-1. Ci siamo, siamo vivi. 2-1. 2-1 ad Anfield. Ancora Vlahovic per Bernardo. Bernardo il tiro. Allison in due tempi. Di Maria. Chiesa dentro per Bernardo. Allison. Ad ogni modo, 2-1 ad Anfield è un buon risultato, forse. Torniamo sul nostro calendario. Simuliamo nuovamente. Vinto con l'Inter. All'Allianz Stadium si affrontano Juventus e Liverpool per il ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League. Abbiamo perso 2-1 all'andata. Vediamo se riusciamo a ribaltare il risultato al ritorno. Sadio Mané è subito sotto dopo 3 minuti. Neanche 4, 3. Non c'è più tempo, bisogna andare in attacco totale. Chiesa Allison. Non siamo pronti. Eliminati. 2-0 Juventus Stadium. Non è ancora l'anno della Champions. Chiesa. C'è il gol del 2-1 di Angel Di Maria. Finisce qui. 2-1. Toselli out. No, cosa? Ragazzi, così... vabbè, Liverpool. Cioè, nel senso, ci sta a perdere dal Liverpool. Oh. In Serie A però siamo a 4 punti dal Milan al primo posto. Ragazzi, arriviamo alla fine del campionato. Arriviamo a giocare questa partita. Vediamo poi come siamo messi col Milan. E vinciamo! Attenzione, si riapre lo scudetto, lotta scudetto, tutta aperta. Si perde col Sassuolo? No! Si vince 3-0 a finale di Coppa Italia. E ora scopriremo... Non possiamo vincere lo scudetto. Coppa Italia e Supercoppa. Eliminazione agli ottavi. E quarto posto. Entro i primi quattro. Sono ufficialmente Andrea Pirlo. Ridateci Allegri. A questo punto bisogna cambiare strategia sul mercato. Io Camavinga quasi quasi me lo porto a casa. Inizia la trattativa col club. Scambio giocatori. Weston McKennie. McKennie 20 milioni per Camavinga. 43 mi sembrano tanti. 40. Ok, McKennie 40 milioni per Camavinga. Poi Salah. Dove sta? Davanti Di Maria. 90 Di Maria. Oh, Bonucci. La Lazio ce li compra tutti, ragazzi. 9 milioni e basta. Accettiamo. Poco, eh. Zaccaria 50 milioni, però lo vendo. Posso anche prenderne di più. 63, tratta. Dai, bravi, 60 milioni per Zaccaria. Bravi, 60 milioni per Zaccaria. Tottenham vuole raspadare per 2 anni. Ma non ce li ho 160 milioni di euro. 130, dai, fammi sto sconto. Ma vaffanculo allora. 130. Vediamo se vinciamo almeno la Supercoppa col Milan. Dai. Cazzo, con sta squadra, cioè, non possiamo perderla. Infatti, persa 2-0. Peggio dell'anno scorso, abbiamo già iniziato peggio dell'anno scorso. Possiamo simulare la prima di Serie A, simulazione veloce. Anzi, sapete cosa facciamo? Iniziamo già a simulare fino a Natale e poi facciamo le trattative a Natale. Tanta roba. Siamo primi praticamente in Serie A, pari con l'Inter con 43 punti. Abbiamo il... cos'è? Red Bull? Che tipo di Red Bull è questo? Buona la vittoria con la Fiorentina. Attenzione, ritorno con l'Inter. Vinto! Dovremmo essere primi. Perso col Sassuolo, ma dai, ma... cioè, appena vinto con l'Inter. C'è la Champions. Simula partita. Giochiamo ancora la prima in trasferta. Palla lunga per Salah. Salah, punta, salta l'uomo! Weindal. Il palo di Pogba, ragazzi. Locatelli, va da Salah, può puntare. Bernardo, in calcio d'angolo. Sì! Il gol di Dusan Vlahovic. Per l'1-0 al 79esimo minuto di gioco. Ultima occasione per l'Ipsia. La porta fuori Bernardo. La porta a spasso e vinciamo. Si vola Roma e si vince 1-0. Lazio e si vince 1-2. Toro, derby e si vince 1-0. Stiamo vincendo tutto con un gol di scarto e tutto a cortomuso. Siamo solo da cortomuso in questo momento. I ragazzi sono pronti, eh? Oh,
Cioè, guardate che squadra. Cioè, io non so più di così. Cerchiamo di passarli gli ottavi dopo un'altra eliminazione come l'anno scorso. Attenzione, siamo ancora qui. Salah! Che parata di Gulaksi! Ah, il gol dell'1-0 di Williams. L'ha sbagliata Bernardo! L'ha sbagliata Bernardo! A porta vuota! Stai sbagliando tutto, Bernardo. Ma non ci posso credere, la doppietta di Williams! Il 2-0! Non ci posso credere! Eccolo Bernardo, Vlahovic, Bernardo, Bernardo, Vlahovic! Il gol di Vlahovic su assist di Bernardo. Dai Juve, facci vedere come si fanno 3 gol in 30 minuti, sono proprio curioso. Attenzione al gol di De Sciglio per il 4-3. Il gol di De Sciglio per il 4-3! Il gol di De Sciglio! No, 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 no! La tripletta di Williams. Mancano pochissimi minuti, 15 ne mancano. Salah, Salah, Salah. Il gol di Bernardo! Il gol di Bernardo! Attenzione, Chiesa prova a tirare in porta e finisce, si va ai calci di rigore, ragazzi. Vlahovic, sbagliato. No. Jorginho, sbagliato! Sì che lo sbaglia anche Jorginho. Bernardo, sbagliato. Ma sul serio? André Silva, sbagliato. Federico Chiesa, gol. Sorloth, sbagliato. Siamo avanti. Camavinga, sbagliato. Nkunku, gol. Kulu, 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 Kulu. Szczęsny, ti prego, parla. Williams non può farne 4. Non può farne 4 e vai a casa! E vai a casa! E vai a casa! Szczęsny ne para 4! Simulazione veloce. Vinciamo 2-1. Raspadori Vlahovic. Campionato sempre più nostro. Ragazzi, siamo il Real Madrid praticamente in questa Champions. Ecco, a proposito. Ma dai, è fatto apposta? Vinciamo con l'Empoli 1-0. Io voglio 200 milioni per Pogba. 180 per Pogba. Intanto. E si parte al Bernabeu. L'andata al Bernabeu però mi fa piacere, perché il ritorno al Bernabeu è sempre qualcosa di terrificante. Weindal. La mette, sì! Il gol di Momo Salah! Rodrigo espulso! Siamo qua, siamo qua! Sì, 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 sì! Il gol di Pollabi Pogba! Chiesa, Vlahovic, Vlahovic, Bernardo! Oh, e si vince! Siamo a un passo dalla semifinale, ma quel passo significa eliminare il Real Madrid, il che non è proprio facile. 1-1 col Genoa, ma noi abbiamo già la testa al ritorno. Simula partita. Vlahovic, Pogba, Bernardo, Momo Salah! Direttamente dall'Egitto, la forza dei faraoni. E intanto ne prende uno! Karim Benzema, Raspadori, Bernardo, Camavinga! La Juventus è in semifinale di Champions. C'è il Liverpool. Liverpool, Juve, Atletico City. Ormai la Serie A l'abbiamo praticamente vinta. No, se ci elimina Di Maria. Vinciamo col Milan, perdiamo con lo Spezia poco prima di iniziare la partita. Credo la prima sconfitta stagionale, tra l'altro, con lo Spezia. Il Liverpool ridimensionato rispetto alla prima volta che li abbiamo affrontati l'anno scorso. Vediamo se Salah potrà eliminare la sua ex squadra. Si gioca ad Anfield l'andata. Che cazzo di gol di Fabinho! Porca vacca! Vlahovic per Federico Chiesa! Cosa stiamo per fare? Cosa? Doppietta di Fabinho. Dimmi quante doppiette ha fatto Fabinho nella sua esistenza. L'ultima azione della partita. Bernardo, 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 Bernardo! 33 gol in 10 anni di carriera, Fabinho ce ne fa 2. Giustamente. La simulazione è veloce. Se fa col Pinso. No, Pogba per Pinsoglio al 46esimo. Mister, cosa fai? Ok, concentriamoci su quello che dobbiamo fare seriamente. Dobbiamo recuperare un 2-1.
Bernardo per l'1-0. Battila bene, battila bene. Locatelli, Chiesa, Chiesa. Porca vacca, cos'è successo? Chiesa, Bernardo. Dusan Vlahovic. Puzza molto. Infatti proprio su Koulibaly sbaglia. Il primo tiro, la prima occasione. Liverpool. Raspadori, Bernardo, Chiesa, Camavinga, Kulusevski. Ho tolto un rigorista come ha fatto Guardiola. Raspadori, gol. Fabinho, sbaglialo. Sì, Szczęsny. Szczęsny. Bernardo. Sadio. Figa, che rigore. Fede. Dai, Chico. No, il palo di Chiesa. No, Minamino basta, Sì che lo sbaglio. L'ha tirato là in alto. Camavinga. Ho fiducia in te. Ecco, infatti. Luis Diaz. Lo sbagliano, Partek. Kulu. Szczęsny. Portaci in finale. Portaci in finale, Van Dijk. Cazzo, gol. Hakimi. Szczęsny, ti scongiuro. Ha fatto un tiro in porta loro. Uno. C'è l'ultima partita contro l'Atalanta. Festeggeremo lo scudetto. Eccoci qua. Pronti ad alzare lo scudetto, la Juve torna a vincere in Italia. Primo scudetto anche per Koulibaly. Primo scudetto per Locatelli, per Chiesa, per Vlahovic. Prende lo scudetto. De Ligt, alzala al cielo, perché la Juventus è campione d'Italia. Campione d'Italia. La prima parte finisce qui con un'eliminazione purtroppo in semifinale all'ultimo secondo contro il Liverpool e ai rigori. Madonna, incredibile. Poi la Champions la vincerà l'Atletico Madrid quell'anno in finale con Liverpool. Noi dovremo tornare sul mercato e cercare di migliorare una squadra che è già decisamente troppo, troppo forte. Ragazzi, vi aspetto su Twitch per le dirette. Stiamo cercando di fare qualcosina di simpatico con qualche challenge inerente proprio alla Juventus e alla vittoria della Champions. Ho in mente altre sfide da portare su Twitch e sul canale YouTube, riassunte in sottoforma di video. Fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta.